Salve amici, Rino Scorpione. Quest'oggi ho questo Cobra 200 GTL DX dell'amico in arte Dado in provincia di Perugia. A corredo mi manda il microfono, la scatola, mi accenna qua una dicitura riguardo determinati lavori. In pratica non funziona il tasto 10 kHz, qualche luce del frontale non funziona, un controllo su tutte le potenze, minima e massima, la centratura in banda, quindi un controllo generale è fare funzionare la cassa esterna. O meglio il parlascolto sulla cassa esterna, per cui evidentemente il parlascolto è attivo solo su quella entro contenuta. Premetto che questa è una versione che monta l'amplificatore lineare entro contenuto. Faccio qualche prova prima di aprirla, quindi ho la 1 2 3 1 2 3. Il parlascolto si sente. Come vado a mettere la cassa esterna là sotto, il parlascolto, ola, 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 prova radio, non si sente. Quindi penso che sia una caratteristica di questa radio, ma in ogni modo poi vediamo se è fattibile passare anche il parlascolto in EXT. Analizzando invece il controllo della emissione per quanto concerne la frequenza, anche se io qua visualizzo in modo corretto la frequenza del canale, realmente poi sul frequenzimetro è spostato e mi trovo in modalità AM, quindi sicuramente anche in SSB sarà altrettanto. Un'altra postilla è perché se io metto perfettamente, anche perché essendo cromati non è che si vede bene dov'è, ecco, mi ero pure confuso, dov'è il centrale del potenziometro. Il centrale del potenziometro del corso dovrebbe stare qua. Ecco qua, se io lo metto giusto, quella frequenza qua cambia e sul frequenzimetro è ancora peggio, scende ancora di più. Quindi la radio necessita di un allineamento. Per quanto concerne l'illuminazione, difatti questa tipologia di radio dovrebbe essere tutta illuminata qua, ma realmente non lo è. Ho aperto la radio, si presenta molto bene sia lato componenti che lato piste. C'è il finale entrocontenuto lì che non sembra mai essere stato aperto. Noto ad impatto visivo che c'è qualche trimmer segnato con pennarello, per cui diciamo sicuramente qualcuno ha dato qualche regolazione, ma che non pregiudica nulla, perché adesso se c'è da migliorare qualcosa lo ottimizzo subito. Radio sistemata, non ho potuto fare nulla per quanto concerne il tasto o il deviatore, così meglio dicendo, più 10 kHz e l'illuminazione. Ho migliorato l'emissione come modulazione, ho fatto l'allineamento, ho migliorato la modulazione e ho fatto la modifica per quanto concerne il parlascolto anche in cassa esterna nell'apposito jack EXT. E cos'altro, ho ottimizzato le potenze come da richiesta dal cliente in modo tale che le minime siano congrue a un pilotaggio di amplificatore. Al momento sono in FM, potenza massima, scala 200 e abbiamo 35 watt, un po' più di lì. AM, stessa potenza. USB, ola, punte circa fino a 120. LSB, stessa cosa. Ora passiamo alle potenze minime, ecco qua, quindi sempre scala 200, ola, ola, quindi punte di 20 watt in entrambi le emissioni USB ed LSB. Quindi andiamo direttamente in AM e la potenza minima converrebbe cambiare scala, in questo caso scala 20, e una partenza di 3 watt, molto molto accettabile per pilotare un buon lineare con un bel ripple in picco. Per cui vediamo la FM, stesso pilotaggio, 3 watt.
molto sufficiente per un amplificatore lineare. Radio completata, hai seguito anche l'allineamento, per cui la provo subito. Un piccolo particolare riguardo il final corso: devono stare leggermente a destra, per come si vede qua sul video, perché sicuramente sarà un problema di cablaggio a livello meccanico, per cui la centratura perfetta sia di frequenzimetro sia come allineamento eseguito sulle varie emissioni se lo chiama proprio così come si vede. Quindi al momento mi trovo in Lima Sierra Bravo, medesima frequenza sulla HF. Facciamo la prova di emissione. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, eccola qua, perfetta. Vediamo come riceve. Ovviamente le radio sono attenuate. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, perfetta. Sembra che sia in AM. Non c'è quasi nessuna variazione. Uniformo Sierra Bravo, medesima prova, uniformo Sierra Bravo. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, ola ola ola, perfetto. Vediamo come riceve. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, ola ola ola, perfettissimo. Spegniamo l'HF, andiamo in AM, ovviamente controlliamo la frequenza e ci stiamo nella tolleranza spettro. Ola, modulazione ola, da paura ola ola ola, per cui riesce ad arrivare con potenza minima ola 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 qualcosa come 25 watt picco, abbondanti. Questo è il tutto. Per l'amico Dado, Rino Scorpione vi saluta.